Siamo in compagnia di Salvo Carnevale, direttore provinciale del patronato Inca. Una protesta, la vostra, perché siete contrari a una legge inserita nel patto di stabilità che taglia del 35% i fondi destinati ai patronati che forniscono dei servizi essenziali ai cittadini. Sì. Noi stiamo contestando da diverse settimane, la mobilitazione è già partita circa 15 giorni fa, perché nella legge di stabilità appunto il governo taglia il 35% delle risorse destinate ai patronati e praticamente mette in ginocchio un servizio che è universalmente riconosciuto come essenziale per tutti i cittadini italiani e per permettere ai cittadini di accedere a un diritto in maniera gratuita. Ecco, noi contestiamo questo, contestiamo il fatto che un servizio che non ricada nella fiscalità generale, in sostanza, perché è finanziato da 20 milioni di cittadini. Sostanzialmente vogliamo spiegare come funziona il meccanismo del patronato? Sì, praticamente il fondo patronati è alimentato dalla contribuzione che versano i lavoratori e le imprese. Abbiamo calcolato circa 20 milioni di persone che finanziano con lo 0,228% il fondo patronati. Quindi non è un fondo che ricade nella fiscalità generale, è finanziato da una parte della popolazione, ma è a disposizione di tutti i cittadini italiani. Quindi sta succedendo che il governo mette le mani nelle tasche di alcuni per ripianare dei buchi finanziari che ricadono nelle tasche di tutti. Questo sta succedendo. Allora noi lo contestiamo fortemente. La petizione che abbiamo organizzato anche oggi nelle varie zone della provincia di Siracusa vuole raggiungere questo obiettivo, quello di far togliere dalla legge di stabilità questo articolo che in pratica metterebbe in ginocchio la rete dei patronati e soprattutto la cosa fondamentale è che non permetterebbe più ai cittadini di accedere a un servizio che è gratuito, non permetterebbe ai cittadini di sapere se ha un diritto oppure no. Questo è quello che noi stiamo cercando di scongiurare. Concretamente un patronato quali servizi offre al cittadino? Guardate, noi abbiamo presentato la settimana scorsa il bilancio sociale del patronato Inca e abbiamo fatto l'elenco delle tipologie di servizio che offriamo alla cittadinanza. Ebbene, ce ne sono 380 servizi diversi che spaziano dalla previdenza agli ammortizzatori sociali, ai danni di lavoro, all'immigrazione, alle invalidità civili. Di questi 380 servizi, solo una parte, circa il 18%, è finanziato dal fondo patronati. Quindi noi stiamo parlando di un servizio, quello del patronato, che è gratuito per la cittadinanza e che è gratuito per lo Stato per 4/5. Quindi stiamo parlando di un fondo che finanzia solo una parte delle attività che già noi forniamo alle persone e alla cittadinanza. Ed è assurdo pensare che questo possa essere un servizio da tagliare. Tant'è vero che l'ex commissario della Spending Review, Giuliano Amato, aveva detto che il fondo patronati non andava toccato, bisognava lasciarlo così com'è, non poteva essere oggetto di revisione di spesa. C'è stata anche una sentenza della Corte Costituzionale che dice che il fondo patronati è un servizio per la collettività, c'è stata anche il patrocinio da parte del Presidente della Repubblica che ha detto che il fondo patronati è un fondo invidiato dall'Europa perché è una sorta di cuscinetto, un cuscinetto welfare per la cittadinanza, per la popolazione. Quindi riteniamo assurdo che il governo possa mettere le mani nelle tasche dei lavoratori in questo modo. Pensate a un pensionato di 400 euro che prende una pensione di 400 euro a cui viene notificato un indebito, cosa possa succedere? Pensate a quale opportunità può avere un pensionato senza i patronati per far valere un proprio diritto. Nessuno, perché si dovrebbe affidare a un consulente a tariffa e quindi praticamente non potrebbe permettersi di far valere il proprio diritto.